Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, ha inaugurato la nuova sede dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera Carmine Russo di Cicciano. Alla cerimonia, a cui hanno preso parte gli studenti e le loro famiglie, gli insegnanti e tutto il personale della scuola, sono intervenuti il vicepresidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, il consigliere metropolitano con delega all'edilizia scolastica, Salvatore Pace, il consigliere metropolitano Francesco Iovino, rappresentanti delle forze dell'ordine e del mondo ecclesiastico. Il nuovo istituto alberghiero di Cicciano è il frutto di un lavoro importante per il quale la città metropolitana ha impegnato circa 6 milioni di euro. Il risultato è oggi quello di un unico istituto per complessivi 6.000 metri quadrati, sviluppato su due livelli in cui si articolano 27 aule, 4 laboratori, fisica, chimica, informatica ed un laboratorio didattico, 2 cucine dotate di spogliatoi e servizi dedicati, 2 sale di ristorazione per circa 100 posti ciascuna che si affacciano su una piazza adibita ad aula didattica hall con fronte e back office per la reception, che presenta una copertura di acciaio e vetro che consente l'illuminazione naturale dell'atrio d'ingresso. Di acciaio e vetro è anche l'ascensore a vista che mette in comunicazione l'atrio con il piano superiore. Completano la struttura la palestra con campo regolamentare di basket e pallavolo, con servizi e spogliatoi ed un auditorium a gradonate dove si è svolto il convegno inaugurale. C'è chi voleva far chiudere le scuole, noi ci siamo assunti la responsabilità, sbloccato fondi, superato il patto di stabilità, rispettato la Costituzione, abbiamo messo risorse per la scuola che non si vedevano dal 1980, quindi nei prossimi mesi in tutte le scuole della città metropolitana ci saranno tantissimi lavori di ristrutturazione, scuole importanti che saranno riqualificate, altre rifatte da capo, quindi sono molto contento, è un grande lavoro di squadra e io mi sono assunto la responsabilità di dare una direttiva politica chiara alla faccia dei patti di ottusità e di stabilità. Il tema dei tagli è stato affrontato anche dal vicepresidente Di Maio, che ha evidenziato come ormai gli enti locali sono il bancomat del governo. Ogni volta quando devono fare un'operazione spot durante la legge di stabilità, quando bisogna decidere dove far andare le tasse dei cittadini, ci sono due scelte che si possono prendere. Una è quella di tagliare gli sprechi e i privilegi della politica e di una parte della burocrazia, e l'altra è tagliare agli enti locali, cioè far aumentare le tasse locali, tagliare ai servizi essenziali. Queste cose, questa scelta viene sempre presa, l'altra mai. Noi dobbiamo cercare di invertire la rotta, bisogna costruire un'alternativa credibile di governo, noi ci stiamo provando. Il sindaco Arvonio ha sottolineato l'importanza di investire in questo settore. Investire in edilizia scolastica è la cosa più importante che possa fare un amministratore pubblico attento e sensibile alle problematiche della scuola. Questo è un grande giorno perché abbiamo la costruzione di una nuova scuola, quindi ci dà la possibilità di fare sì che sia gli insegnanti, le famiglie e soprattutto i ragazzi abbiano un ambiente dove formarsi. Noi stiamo facendo sinergia con tutti, con la città metropolitana in particolare, stiamo portando avanti vari progetti che non riguardano solo l'edilizia ma ampi spazi, anche nel campo sociale stiamo facendo tanto. Tutte le aree esterne sono state sistemate a parcheggio per auto e moto e sono state realizzate aree a verde lungo i confini nelle aree d'ingresso. Per completare l'impostazione green, il plesso è stato dotato di impianto fotovoltaico.